Quanti siete? Grazie di essere qua con noi a manifestare solidarietà ai truffati delle banche. Segnatevi questa frase: dei vari modi per organizzare un sistema bancario, quello che abbiamo oggi è il peggiore. Questo non lo dice il Movimento 5 Stelle, ma lo dice il signor King, ex governatore della Banca d'Inghilterra. Io sono Giacomo Giannarelli, sono un consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Toscana e sono anche presidente della commissione d'inchiesta sulla Banca Monte dei Paschi di Siena. Vi trovo. È doveroso parlare anche della Banca Monte dei Paschi perché ci sono delle inquietanti similitudini. Il Movimento 5 Stelle con forza ha voluto l'attivazione di questa commissione d'inchiesta regionale nonostante le resistenze del PD, del Partito Democratico. Ci siamo riusciti, abbiamo fatto quello che abbiamo promesso in campagna elettorale. A Siena avevamo promesso che avremmo istituito la commissione d'inchiesta regionale sulla Monte dei Paschi e ce l'abbiamo fatta. Sebbene non abbiamo i soliti poteri di una commissione d'inchiesta parlamentare, perché a differenza di quella parlamentare noi convochiamo le persone in audizione ma possono non venire. Abbiamo mandato letterine a Draghi, a Visco, che ci ha risposto dicendosi disponibile a rispondere in modo scritto a delle domande che in forma scritta gli avremmo fatto ricevere, avere, e così faremo. In questa commissione d'inchiesta, su questa indagine conoscitiva sulla Monte dei Paschi, emergono tre aspetti importanti. Il primo è il ruolo della politica in questa vicenda, in particolare il ruolo della Regione Toscana. Noi sappiamo che la Regione è corresponsabile perché nominava suoi rappresentanti nella Deputazione Generale della Fondazione Monte dei Paschi, ma gli attribuiamo anche un'altra responsabilità. Ci chiediamo, ci siamo chiesti e lo metteremo per iscritto nella relazione conclusiva della Commissione d'inchiesta, perché la Regione Toscana non si è costituita parte civile nel processo sulla Monte dei Paschi. Noi vogliamo che la Regione Toscana si costituisca parte civile e lo metteremo per iscritto nella relazione conclusiva. Il secondo aspetto che emerge in questa commissione, di cui abbiamo la presidenza, è il gigantesco conflitto di interesse degli organismi di controllo. Banca d'Italia controlla banche che sono socie e che compongono la compagine societaria di Banca d'Italia. Il controllore e il controllato sono i soliti soggetti. Questo emerge con forza dall'indagine conoscitiva ed emerge con forza anche i limiti e gli interrogativi che emergono da questa vicenda. Che cosa hanno fatto Consob e Banca d'Italia per evitare che succedesse quello che è successo? E che cosa potremmo fare noi per evitare di ritrovarci di nuovo nella solita situazione? Il terzo elemento che emerge con forza e quello forse più preoccupante è quello relativo agli intrecci di potere, a quel famoso groviglio armonioso, quegli intrecci dove troviamo i soliti soggetti protagonisti anche dell'attuale scandalo della Banca Etruria. Troviamo intrecci tra soggetti appartenenti a logge massoniche deviate, soggetti appartenenti all'alta finanza vaticana, soggetti appartenenti a quel sistema politico della partitocrazia, soggetti appartenenti ai cosiddetti bankster, quel termine inglese usato per descrivere i banchieri gangster. Uniscono questi due termini e gli danno una bellissima etichetta, bankster, quei banchieri che speculano
sui vostri risparmi, sui nostri risparmi. Un altro elemento che emerge è che questo groviglio armonioso, questo intreccio di potere, è con causa del dissesto finanziario delle banche. Perché quando analizziamo i cosiddetti crediti deteriorati delle banche, andiamo a vedere, ed è emerso dalle audizioni che abbiamo fatto in commissione d'inchiesta, che una parte di questi crediti, di questi soldi dati e mai restituiti, è dovuta al fatto che sono stati dati soldi a soggetti che non avevano garanzie reali, non avevano un buon progetto economico-finanziario, un business plan di valore, un'idea geniale, ma semplicemente sono stati dati soldi a persone affiliate a una determinata loggia, affiliate a un determinato partito, spesso entrambe le cose. Allora vi chiedo a voi cittadini senza tessera, senza affiliazione massonica, voi che magari volete fare impresa, ad andare a chiedere se avete un buon progetto, una buona idea, alle banche a chiedere un finanziamento e vedete che cosa vi rispondono. Questo problema lo stiamo analizzando, c'è un po' di feedback, lo stiamo analizzando anche relativamente alla questione Fidi Toscana. Fidi Toscana è quella società partecipata, quella società composta tra Regione Toscana e Monte dei Paschi. Noi ci stiamo chiedendo se questa società può essere un ostacolo, ci stiamo chiedendo due cose. Il primo, Fidi Toscana può essere un ostacolo al libero accesso dei fondi europei? Perché attualmente Fidi Toscana, società partecipata tra Regione Toscana e Monte dei Paschi, ha questa anomalia tutta toscana, il monopolio della gestione dei fondi europei. Con quale criterio è stata scelta la banca Monte dei Paschi come partner per questa avventura? Il secondo elemento che emerge è, non me lo ricordo più, l'ho provato tantissimo venendo qua, devo andare più piano, è un applauso di coraggio. Mi suggeriscono l'altro elemento che, perché dentro di me stavo pensando, non posso dire lo stiamo analizzando, lo stiamo verificando, l'abbiamo accertato. Fidi Toscana oggi impedisce il libero accesso delle piccole e medie imprese al microcredito fatto grazie al Movimento 5 Stelle. Questa è un'anomalia tutta toscana. Forse abbiamo una soluzione grazie anche all'avvocato Bonafede, nostro portavoce alla Camera. Entro breve avremo una risposta a riguardo. Vi saluto con una battuta. Noi oggi siamo qua ad Arezzo, siamo qua in Toscana, terra famosa in tutto il mondo per Leonardo da Vinci, Michelangelo, Galileo Galilei, ma anche purtroppo per Renzi, La Boschi, Verdini e Licio Gelli. Evidentemente qualcosa nell'evoluzione dell'umanità è andato storto. Loro non si arrenderanno mai e noi neppure.